abiti d'epoca, balli e canti del tempo. A Castellino del Biferno il regno rivive, rivive il regno di Napoli e del Molise. Oggi rivive un regno ovviamente senza re, per quanto ci potrebbe essere un pretendente al trono, che sarebbe il nostro Carlo di Borbone. Rivive attraverso persone che non hanno mai mollato di studiare, che persone che hanno fatto ricerche negli archivi, che hanno potuto ricostruire i loro vestiti addirittura sulla scorta di disegni ormai, e qualcuno magari su qualche vestito che aveva ancora conservato, ed eccoli a Castellino. Sono assolutamente convinto che non tornerà mai più un re, però sentire rinneggiare con il grido "vi vorrei", sentire il cannone che ancora, ecco, seppure sotto l'aspetto teatrale, stiamo in un campo di ipostasi che è ben accetta. Prima una rievocazione storica in abiti d'epoca, poi un convegno sul tema delle insorgenze in Molise e nel Regno di Napoli nel 1799. Durante l'incontro pubblico è stato presentato il libro dal titolo Storia della spedizione dell'eminentissimo cardinale Fabrizio Ruffo, conte di Baranello, a cura e con saggio introduttivo di Ferdinando Riccardi. Noi abbiamo ristampato con l'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, abbiamo ristampato questa cronaca di Domenico Pedromasi, che è stato uno che ha partecipato materialmente all'impresa, è stato uno dei primissimi collaboratori di Fabrizio Ruffo, il cardinale Ruffo. Lui ha messo per iscritto tutto quello che è successo da quando parte la spedizione dalla Calabria fino a quando arriva a Napoli, quindi riconquista il regno, ed anche altrove per debellare le resistenze giacobine delle province. Domenico Pedromasi scrive nel 1801, quindi siamo quasi contemporanei agli eventi di cui si tratta, tutti gli episodi che si verificano in quel contesto, e non manca di citare anche quelle pagine meno esaltanti di questa spedizione. Quindi è un cronista onesto, di parte ma onesto, sia nel bene che nel male. L'evento è stato organizzato dal Comune di Castellino del Biferno e dall'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro.